Ah, è uscito il mio nuovo thriller fantapolitico, lo puoi acquistare con il link qua sotto in descrizione. Come saprete, il fascismo, il nazismo, qualsiasi forma di estrema destra, intesa come la glorificazione del proprio popolo, del proprio paese, per giustificare massacri incredibili e prese di potere, tipici fini ultimi dell'estrema destra, fanno parte della vita politica mondiale. Nel senso che non si possono eradicare, si possono tenere sotto controllo, si possono sterilizzare con la cultura, con l'istruzione, con la memoria e anche con la pura violenza, tipicamente quando è troppo tardi. E tutto sommato l'Occidente europeo ci ha fatto abbastanza i conti. Noi italiani un po' meno, ma lo sappiamo. Ma quando guardiamo l'Est Europa, lì le cose sono un tantino più complicate, e non a caso lì i movimenti di estrema destra trovano un terreno molto più fertile. Perché la nascita stessa delle nazioni est europee è più recente rispetto a quelle grandi, grosse occidentali, tra l'altro in una maniera mostruosamente sanguinosa e in zone tipicamente molto più povere, oltre che essere caratterizzate da dittature di sorta. Quindi terreni molto fertili per far proliferare la destra più brillante che c'è. Quindi oggi guardiamo l'estrema destra nell'Est Europa da un punto di vista storico e ideologico. Sigla. Come dicevamo, sangue recente. La nascita delle nazioni dell'Est Europa, dai Balcani alla Polonia, dalle regioni baltiche all'Ucraina, cominciano relativamente di recente, in particolare dalla lenta quanto sanguinosa dissoluzione di quattro imperi: l'impero ottomano, l'impero austro-ungarico, il secondo Reich tedesco e la Russia zarista. Quindi in un periodo di tempo che oscilla dalla primavera dei popoli del 1848, se vi ricordate le sanguinose rivolte in tutta l'Europa contro i regimi della Restaurazione, fino alla fine della prima guerra mondiale nel 1918. La particolarità di questi imperi, se vi ricordate, è che erano degli imperi multietnici, quindi una enorme serie di popoli dominati da una sola classe dirigente. Per esempio, l'impero austro-ungarico c'erano dentro croati, serbi, musulmani, italiani. E un ottimo modo per creare un'unità nazionale e anche una narrazione nazionale è quella di prendersela con un nemico, qualcuno da abbattere. Quindi, appunto, può essere qualche minoranza etnica che abita lì vicino, oppure ancora meglio, un paese vicino. Bisogna fargli male, sostanzialmente. È il solito discorso, quindi, del noi e loro. Tema che ovviamente è adorato dall'estrema destra, perché, appunto, prendersela con qualcun altro è il modo migliore per giustificare delle incredibili atrocità e prendere il potere. Ma alla fine della prima guerra mondiale non siamo ancora in quella fase, siamo nella fase in cui, attraverso il nazionalismo, questi paesi reclamano, cercano la propria indipendenza e lo fanno tipicamente in enormi bagni di sangue. E infatti i massacri furono: romeni contro ungheresi contro la rivolta dei comunisti nel 19, bulgari contro serbi nella prima guerra mondiale, orrori vari tra le fazioni ucraine anche in Russia. Quindi questi paesi nascono nel sangue alla fine della prima guerra mondiale, attraverso una violenza necessaria per crearsi una propria identità nazionale. E stiamo parlando, ricordiamoci, di paesi più arretrati, devastati dalla crisi, dal conflitto, e che non sono liberali in senso classico, nel senso che in questi paesi la democrazia ha più difficoltà a prendere piede rispetto a paesi come Francia e Inghilterra secoli prima. Anche perché, ricordiamoci ancora, questi paesi, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Romania, sono dei paesi detti continentali, quindi dei paesi legati alla terra, nel senso agricoli, pastorali, pastorali, poco industrializzati, meno propensi a gettarsi verso il resto del mondo anche come potenze coloniali. Di conseguenza, dei paesi che sono molto più legati alla famosa storia della terra e il sangue, quindi la connessione tra popolo e terra, la base per delle incredibili atrocità. Certo, non che il contrario sia troppo meglio, ma il discorso è chiaro. Quindi queste nazioni appena nate dopo la prima guerra mondiale sono delle nazioni caratterizzate da povertà, miseria, del sangue pagato per un'indole nazionale popolare e ovviamente una narrazione nazionale costruita sul prendersela con qualcun altro. Appunto, il discorso del attacchiamo qualcun altro per autodeterminarci. Queste sono ottime condizioni di partenza per i primi movimenti di estrema destra che cominciano a muoversi nell'est Europa, anche se i primi germi li possiamo trovare ancora prima di Mussolini. Ma la vera differenza, quella che permetterà all'estrema destra di prendere davvero il potere nell'est Europa, o che comunque lo legittimerà, sarà un altro fattore determinante, ossia quella cosa che all'epoca spaventava tutti quanti, e cioè il comunismo. Come ricordano storici come Ernst Nolte, che l'avrò citato sicuramente, o Barbero, uno dei fattori fondamentali per permettere l'instaurazione di un regime fascista è l'alleanza tra borghesi, latifondisti, industriali, chi ha il potere economico e ha tutto da perdere, con i nazifascisti in chiave anticomunista. E se abbiamo studiato che qui in Italia le borghesie aiutarono, si allearono con il fascismo proprio per il terrore della minaccia rossa, figuratevi in paesi ancora più recenti e instabili come i paesi dell'Est Europa, che tra l'altro in molti casi erano già delle dittature. Infatti, a un certo punto, in un modo o nell'altro, con più o meno violenza, quasi tutti i paesi dell'Est finirono per supportare le potenze dell'asse. Ma questo supporto non era
certo imposto solo con la violenza, perché questi paesi non erano necessariamente filotedeschi, ma l'opposizione ai rossi era un punto così fondamentale nell'opinione pubblica generale che in qualche modo legittimò ancora di più i vari regimi fascistoidi. Prendiamo per esempio la Polonia prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Ora, la Polonia all'epoca era una dittatura militare guidata di fatto da Pilduski. L'avrò ciccato anche questo sicuramente. Comunque, fino all'ultimo i polacchi rifiutarono un'alleanza con l'Unione Sovietica, con Stalin, in chiave antitedesca. Come vennero ripagati è storia, ma questo ci fa capire quanto i nostri fratelli dell'Est temessero i comunisti. Per questo motivo i vari partitelli fascistoidi dell'Est Europa, che erano sì supportati ma mai dei veri movimenti di massa, per esempio le croci frecciate ungheresi o la guardia di ferro romena, presero il potere soltanto dopo la formale alleanza con i nazisti. O quando i nazifascisti la imposero. Vediamo per esempio gli Ustasci, ossia i nazisti croati, che presero il potere nella Croazia creata dai nazifascisti dopo l'occupazione della Jugoslavia, i quali poi daranno inizio a una campagna di sterminio contro i serbi. Quindi in pochi decenni abbiamo una dozzina di nazioni che nascono nel sangue. E l'estrema destra si nutre di questo punto, perché trasforma un'azione sacrosanta, la liberazione dal tiranno, in una giustificazione per degli incredibili massacri e per la presa del potere. È sempre quella roba lì. E i movimenti fascistoidi nell'est Europa alla fine vanno al potere con gli elementi combinati della paura del comunismo, l'alleanza delle borghesie che avevano tutto da perdere e ovviamente la violenza dei regimi nazifascisti occidentali. In questo modo che cosa succede? Che da qui in poi il nazionalismo, inteso come la glorificazione del proprio popolo come superiore a tutti gli altri e quindi legittimato al massacro e la conquista, diventa la narrazione nazionale. Ma c'è anche un terzo filone e parliamo dei paesi ancora più a est, ossia i paesi baltici, l'Ucraina, ossia territori già occupati dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, territori dove viveva una popolazione locale che non trovava i sovietici, appunto, gente così cortese, tutt'altro. Non possiamo non ricordarci ancora una volta l'Holodomor, la grande carestia scatenata dal regime sovietico in Ucraina per una pessima gestione, forse intenzionale, della produzione agricola, che fece diversi milioni di morti. Infatti, scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e iniziata l'invasione dei tedeschi, questi vennero accolti da ampi settori della società ucraina come dei liberatori e non a caso alcuni di loro parteciparono alle campagne di sterminio naziste, di comunisti, di polacchi e ovviamente di ebrei. Che ovviamente, non l'ho detto perché mi sembrava scontato, l'antisemitismo è un tema antichissimo dell'estrema destra, cioè arriva da un sacco di tempo prima, arriva dalla nobiltà zarista fino appunto alle classi dirigenti borghesi nei paesi dell'est. È il tema più banale mainstream che potete trovare a proposito. Ma tornando a noi, in particolare sul nazionalismo ucraino, stiamo parlando ovviamente delle famose formazioni di bandiera, ma non solo. Altre formazioni nazionaliste che combattevano a fianco dei nazisti diedero vita addirittura a un'intera divisione dell'SS chiamata appunto Galizien, perché galiziani. Insomma, nell'est Europa, nel grande mattatoio della Seconda Guerra Mondiale, gli stermini commessi nei confronti di minoranze etniche o interi popoli, imposte dalle classi dirigenti totalitarie, non vennero portati a termine solo come scusa, sfruttando un disprezzo generalizzato e portato alla follia omicida, ma anche come strumento per rinforzare il proprio potere su intere regioni, usando lo sterminio quindi non solo come mezzo, ma anche come fine ultimo. Gli Ustascia croati, armati dai tedeschi e dagli italiani, massacrarono centinaia di migliaia di ebrei e serbi innocenti. I nazionalisti serbi, dal canto loro, i famosi cetnici, identificandosi come la dinastia regnante jugoslava, prima si opposero con forza ai nazifascisti e agli Ustascia, per poi progressivamente collaborare con le forze dell'asse in odio ai comunisti di Tito, nel frattempo massacrando i musulmani croati, e anche gli stessi musulmani dell'est, dalla Bosnia ai Tatari, per gli stessi motivi collaborarono con i nazisti, anche loro fornendo una famigerata divisione dell'SS, la Handschar. Fino a che nell'est Europa la vittoria totale dei sovietici, che fecero massacro, fecero piazza pulita di tutte quante le classi dirigenti legate al nazifascismo e alla Shoah. Quindi, con il trionfo dei comunisti, ovviamente tutti gli spiriti nazionalistici, le glorificazioni delle singole nazioni, tutte quante quelle ideologie di estrema destra che facevano di questi massacri il loro sangue, vennero stritolate sotto il peso del collettivismo o di un altro regime. Però questa volta totalizzante, perché addirittura negava una parte della loro storia. Pertanto, se la Seconda Guerra Mondiale ha fatto esplodere questi sentimenti in un dramma di sangue, la Guerra Fredda li ha proprio congelati, ma non cancellati. Ed è qui che arriviamo all'epoca contemporanea.
Ora, forse non lo saprete, ma la parte più difficile, almeno per me, per creare un video è la scrittura, o meglio, la ricerca. Devo leggere un sacco di cose e in particolare poi quando parlo di geopolitica devo leggere molta roba che arriva invece dall'estero, quindi tipicamente in inglese, altrimenti se no sull'italiana di solito diventa un po' sterile. Quindi a me l'inglese serve proprio per lavoro, come a tantissimi di voi, anche se in realtà l'inglese serve anche a molte altre cose, anche solo come crescita personale, per capire un po' come funziona il mondo. Per questo motivo lo sponsor di oggi è Cambly, che molti di voi conoscono molto bene, ma nel caso non lo conosceste, cos'è? Cambly è una piattaforma e-learning disponibile sia su PC che su Apple Mobile, dove è possibile fare delle lezioni private di inglese con un tutor madrelingua. E funziona così. È semplice, ci basta iscriverci, scegliere il nostro tutor madrelingua e darci dentro. E possiamo sceglierlo per tante cose, a cominciare dall'accento, magari inglese, americano o scozzese, o magari per argomento, nel caso volessimo migliorare il nostro inglese nel nostro campo. E visto che ci sono migliaia di tutor, il servizio è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E ovviamente è molto personalizzabile, possiamo scegliere la frequenza delle lezioni, quanto durano, possiamo anche tra l'altro registrare le lezioni per capire dove abbiamo sbagliato nella conversation. Tra l'altro di recente le lezioni si possono fare anche in gruppo, ossia che siete voi con il vostro tutor madrelingua più altri massimo due studenti che arrivano da altre parti del mondo. Questa è d'altro una cosa figa per imparare cose, ma in realtà un'altra cosa figa di Cambly è che può servire veramente a tutti, sia che dobbiate migliorare il vostro inglese a livelli pazzeschi o anche solo impararlo. Perché Cambly ci offre un sacco di corsi, corsi base o più avanzati, fino a corsi di preparazione su esami come lo IELTS o il TOEFL, oppure su temi specifici come lavoro, ambiente, business, cinema. E di base il prezzo è molto basso, ma tra l'altro ad aprile ci hanno dato dentro sul serio, infatti soltanto per aprile, se utilizzerete il mio codice promo PizzySpring, utilizzando il link qua sotto in descrizione, avrete il 55% di sconto su tutti quanti i piani annuali, che parte da 13,99 al mese. E non finisce qui. Infatti, sempre utilizzando il link qua sotto in descrizione, avrete una guida gratuita in inglese su come gestire i colloqui di lavoro in inglese, già bella figata, e la famosa chiamata gratuita da un quarto d'ora. È la solita cosa che vi consiglio sempre, visto che è gratis, non bisogna fare nulla, provate a fare questa prova da un quarto d'ora, vedete se la cosa vi può interessare e nel caso poi appunto potete comprare il pacchettone con il super mio sconto al 55%. È una gran figata. Quindi come al solito tutto in descrizione. Cambly, parlalo che ti piace! Dunque, quello sovietico è un regime ateo, un regime che cancella la narrazione nazionalista in nome della grande collettività. Un regime quindi che appiattisce e di conseguenza nega comunque una parte della storia dei singoli paesi. Per questo il nazionalismo nell'Unione Sovietica è di per sé anticomunista e rivoluzionario, perché reclama l'indipendenza da un tiranno e reclama anche la propria storia. Non a caso poi i movimenti indipendentisti nell'Est Europa si rifaranno alle grandi democrazie occidentali o comunque a un sistema democratico e laico. Famosa quanto pazzesca la storia di Orbán, che ben conosciamo, quello dell'Ungheria. Lui nasce come un oppositore liberal-democratico al regime comunista, tra l'altro vicinissimo a Soros, quel Soros, per poi trasformarsi in questa specie di nazionalpopulismo da due lire. E questo passaggio verso il nazionalismo, se non il cieco ultranazionalismo, è un riciclo costante che vedremo ovunque nel corso del tempo nell'Est Europa. Perché? Perché le classi dirigenti, anche quelle ex comuniste, hanno un bisogno disperato di legittimazione o anche solo di rinforzare ancora di più il loro supporto elettorale, quindi agganciandosi a quella loro famosa storia repressa per decenni dai comunisti. Uno di questi per esempio è Milosevic in Serbia, lì è quasi assurdo. Il suo partito si sente l'erede del comunismo di Tito, della Jugoslavia unita, ma alla fine le varie guerre nell'ex Jugoslavia si costruiranno sul grande popolo serbo che deve costruire la grande Serbia. Quindi c'è un importante ritorno all'ultranazionalismo e accade quello che deve accadere, perché tutti quanti i popoli dell'Est Europa, ovviamente nel corso del Novecento, hanno subito delle incredibili atrocità e queste atrocità subite ovviamente vengono trasformate come giustificazioni per le classi dirigenti per fare un po' quello che vogliono. Infatti quello che vedremo dagli anni 90 in poi a est di Trieste sarà proprio questo, l'ultranazionalismo illiberale populista che diventa la grammatica del discorso pubblico, condito con la glorificazione dei propri criminali, l'autosoluzione giustificazionista, il vittimismo e la mistificazione storica a norma di legge. Insomma, si può fare di tutto perché il nostro popolo è sempre stato solo vittima del comunismo, del nazismo, di tutto, dimenticandosi completamente delle tremende atrocità commesse. E lo vediamo proprio oggi nel
il conflitto tra Russia e Ucraina. In Russia lo abbiamo visto abbondantemente, abbiamo visto che nonostante questa invasione parte da questo sentimento di fragilità imperialista nei confronti di un popolo che loro considerano inferiore e da sottomettere, loro invece ti dicono no, noi stiamo reagendo ai nazisti ucraini. E anche il discorso in non pochissimi settori ucraini non è poi tanto diverso. Ci sono i nazisti in Ucraina, dall'Azov fino ai rimandi a Bandera, ma non soltanto, non sono soltanto milizie. C'è anche un discorso di revisionismo storico molto importante. Per dire, i russi hanno liberato Auschwitz? No, è stato un battaglione ucraino. Va bene, che è esattamente allo stesso livello quando dici ai russi sì, però voi avete deportato i popoli baltici, loro o ti dicono no, non è vero, oppure ancora meglio no, quello è stato Stalin, che era un georgiano, noi invece come i russi di oggi, che... vabbè. E la figata è in realtà questo. Sfruttando i discorsi pseudostorici tipici dell'ultranazionalismo, puoi raccontare un po' quello che vuoi ribaltando completamente la frittata quando la necessità lo richiede. Sempre per quanto riguarda la Russia al tempo stesso può essere la vittima assoluta dei crimini dell'Unione Sovietica, oppure invece l'unica erede con tutte le glorie annesse. Oppure per gli ucraini al tempo stesso Bandera può diventare un eroe nazionale che non ha mai fatto del male a nessuno, e infatti gli ucraini non hanno mai commesso alcun crimine di guerra nel Donbass, se figuri signora, o invece gli ucraini hanno collaborato con i nazisti e commesso massacri di tutti i tipi solo perché spinti dalla dominazione polacco-bolscevica. Insomma, la grande bellezza della narrazione pseudo-storica. Frottole gigantesche mischiate a realtà parziali. Dipende soltanto che cosa hai bisogno di dire in quel momento. Quindi abbiamo visto che nell'est Europa, l'estrema destra, l'ultranazionalismo, nonostante abbiano delle radici ancora più antiche, cominciano a nascere veramente in un contesto di povertà, miseria e sangue. Ossia quando nascono le nazioni dell'est Europa e si nutrono proprio della teoria del massacro per l'autodeterminazione. Poi, grazie alla paura del comunismo, del supporto della borghesia, del supporto dei grandi regimi nazifascisti, queste sono esplose nei lunghi massacri della Seconda Guerra Mondiale. E al che il grande mantello rosso del comunismo, che era comunque un regime che ha represso ogni sentimento nazionalista è anche una parte della loro storia. E appena crollato il muro, in cerca di legittimazione o per conquistare ancora più potere o zone di influenza, l'ultranazionalismo è diventato il cardine fondamentale del discorso pubblico. E ovviamente nei paesi nati da poco, più instabili, più divisi tra vari regionalismi interni, vedi per esempio l'Ucraina, lì la cosa è ancora più palese. Infatti dagli anni 90, da quando l'Ucraina ha conquistato la sua indipendenza, il governo ucraino ha portato avanti una pratica di riabilitazione di un criminale di guerra come Bandera, proprio per allontanarsi ancora di più dalla Russia e anche per quindi alienare le popolazioni russofone. Ma attenzione, l'estrema destra in Ucraina, nelle sue varie forme, settore destro, martello bianco, i vari gruppi di autodifesa nazionale, non saranno mai dei grandi successi dal punto di vista elettorale, non saranno mai dei grandi movimenti di massa, ma perché la gente molto banalmente in Ucraina, al posto di avere proprio i nazisti al controllo, preferiva avere appunto della gente, sì, magari liberal, democratica, conservatrice, ma comunque improntata in un sistema democratico, perché l'ispirazione era appunto l'Occidente, l'Occidente democratico e ricco. Ma l'estrema destra ucraina riceverà un sacco di soldi e strutture organizzative fornite dai vari oligarchi che li utilizzeranno come milizie private. Insomma, a larghe spanne in Ucraina il consenso popolare era per leader liberali, ma il vero potere e i soldi, come dicevamo altre volte, era in mano agli oligarchi, per esempio Kolomoisky, colui che ha lanciato Zelensky con le sue TV. Questi oligarchi erano così potenti da poter addirittura ricattare il governo ucraino. Non a caso, tra le più organizzate e finanziate milizie che si scontrarono con le forze del filorusso Yanukovych, ci saranno esattamente queste formazioni naziste pagate dagli oligarchi. Quindi non facciamo finta di aver capito male. La rivoluzione di Maidan non è certo stata una rivoluzione nazista, assolutamente no, anche perché arriva da una lunga serie di carognate che Yanukovych aveva commesso nei confronti del suo popolo, lo aveva letteralmente tradito. Ma le milizie naziste pagate dagli oligarchi ucraini, che le utilizzavano come esercito privato e che già di base erano responsabili di non pochi crimini e che poi nel Donbass hanno commesso dei crimini di guerra, hanno certamente preso come ostaggio proprio la rivoluzione di Maidan. E lasciando scoperta l'Ucraina ha un importante imbarazzo politico. Tutto quanto il mondo vedeva che a combattere nel Donbass, da parte degli ucraini, c'erano comunque letteralmente i nazisti. Poi certo, per carità, la storia ci insegna che 9 anni fa, quando i russi avevano conquistato un intero pezzo del loro territorio, la Crimea, e avevano dato inizio a un'intera guerra civile, organizzandola e finanziandola, l'Ucraina all'epoca non aveva neanche un esercito per poter reagire. Poi sì, nel tempo le cose sono cambiate completamente, ci mancherebbe altro, oggi il discorso è ben diverso, ma all'epoca l'Ucraina, da un punto di vista di sopravvivenza, era letteralmente
letteralmente costretta a lasciare mano ai nazisti, che erano gli unici armati e con la voglia di combattere. E questo punto per loro è stato alla fine un danno non indifferente che pagano ancora oggi. Tornando poi in Russia, abbiamo raccontato che l'ultranazionalismo russo è stato per Putin il fuoco fondamentale per temprare la nazione sotto il suo controllo. E questo pensiero post-comunista, se non anticomunista, non arriva solo con lui. I primi fascistoni, che raccontano della Russia come il grande popolo che deve stritolare il mondo con il suo spazio sacro, arriva fin dai tempi della perestroica. Si trattava infatti di una fitta rete di militari, ex membri del KGB, oligarchi, ma anche intellettuali e filosofi che avevano capito che, con la disgregazione dell'Unione Sovietica, proprio il nazionalismo sarebbe stato la chiave per prendere il potere e mantenerlo. E infatti saranno il nucleo ideologico che appoggerà Putin in questa conquista. Per dare un esempio, uno di questi, forse perché ci credeva fermamente, è Dugin, che attenzione, non è in nessun modo l'ideologo di Putin, ma arriva proprio da quell'ambiente e, non a caso, siccome sa le lingue, appesterà l'Europa intera raccontando le sue sciocchezze mistico-nazionaliste. E anche l'opposizione in Russia non è estraneo a questi ambienti. Infatti lo stesso Navalny, per creare un fronte anti-Putin, non faceva riferimento soltanto alla borghesia delle capitali, ma anche riferendosi all'estrema destra, con un'importante retorica anti-immigrazione, o ancora meglio, prendendosela con le minoranze etniche in Russia, che, secondo lui, erano trattate troppo bene da Putin. Oppure ciò che rimane del Partito Comunista in Russia, che per carità fa parte della opposizione controllata, incarnata da Zyuganov, spero di averlo pronunciato bene, Zyuganov, cazzo è una costante, che anche lui che avrebbe dovuto perseguire quelle ideologie socialiste che hanno avuto un certo peso in un paese del genere, quindi appunto, non so, la giustizia sociale, l'inclusione delle classi meno abbienti, no, anche lui una specie di ultranazionalismo panrusso, militarismo ceco, quella roba là. Il fatto, insomma, è che l'ultranazionalismo nell'est Europa è così forte e diffuso da essere diventato non una parte, ma il discorso pubblico anche in Russia, l'erede dell'Unione Sovietica, in una mostruosa narrazione pseudo-storica in cui i russi si raccontano come le vittime del nazismo, che devono combattere il nazismo, e lo fanno utilizzando letteralmente i nazisti della Wagner. Insomma, una festa. In tutto questo c'è da dire che noi occidentali abbiamo fatto ben poco per aiutare questi paesi destabilizzati, incasinati, a portarsi avanti in un lungo percorso verso la stabilità e la democrazia. Anzi, molto spesso abbiamo avuto la brutta abitudine, in quanto occidentali, di prendere personaggi dell'estrema destra dell'est e portarceli in casa, per dire, nella Spagna di Franco, negli Stati Uniti, per mettere su dei circoli o delle organizzazioni paramilitari o meno, per poter destabilizzare intere regioni o comunque prendercela con i comunisti. Non soltanto quindi nella famosa America Latina. Poi, se vi ricordate, ne abbiamo parlato tante altre volte, qui in Europa, prima la Germania ma poi tutta quanta l'Europa, ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di un sacco di energia per finanziare la nostra grande crescita economica e allora, per comprarla a basso prezzo, la prendiamo proprio dalla Russia. Quindi continuiamo per decenni a finanziare questa grande oligarchia assassina e criminale, ma in cambio abbiamo il gas a basso prezzo, ma è una figata pazzesca, ovviamente non facendo assolutamente nulla per aiutare la stabilità democratica di questi paesi. E non era soltanto una questione economica, era anche geopolitica. Per tanto tempo infatti l'Occidente ha supportato Yeltsin, molto corruttibile, ma poi anche c'è stata anche una lunga collaborazione con Putin, che per anni è stato un grande alleato contro il terrorismo internazionale. Insomma, è il solito discorso. Mentre i paesi vicino a noi collassano lentamente verso delle terribili autocrazie, se non ci sono già, noi, al posto di aiutarli in questo lungo percorso di stabilità democratica, che sul lungo periodo è veramente la cosa migliore per tutti, invece no, decidiamo di supportare il leader di turno, a seconda di cosa abbiamo bisogno in quel momento, e poi quando scoppia un casino, quando un gruppo etnico se la prende con un altro gruppo etnico a 10 passi da noi, o scoppia una guerra terrificante... Oddio, ma perché? Ma come? Ma come hanno... Ma perché? La gran sorpresa della buona società! Grazie mille per avermi seguito, ragazzi. Questo era il video di oggi. Vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento, di condividere, perché poi questa roba, ci passiamo delle giornate su questa roba qui, leggere questi documenti, fare, trovate tutte quante le fonti in descrizione, sono un sacco di approfondimenti, siete fantastici. Vi ringrazio. Ah, poi certo, il libro, ci mancherebbe, mi ero dimenticato del libro, il mio nuovo thriller fantapolitico è uscito di recente, potete trovare questo in descrizione, ci sono tutti quanti i link, lo dico alla fine, però chi se ne frega, tanto quello è. Vi ringrazio tantissimo, ci becchiamo come al solito molto presto e Dio che lavoro! Poi settimana prossima c'è altra roba di parlare, che bello! Che bello, cose da raccontare. Ciao!